non si sente. Pronto? Beh, richiudo, va. Pronto? Pronto? Chi parla? Bella, sono Stefano da Roma. Ciao Stefano. No. Senti, guarda, ti devo dire che sei fantastica, bellissima, sei la numero uno, veramente, guarda. Sei fantastica, venga. Grazie Stefano. Il videoregistratore mi sta registrando tutte le puntate. Fantastico 3. Sei fortissima Raffaella, sei unica. Grazie Stefano. Bravissima. Ti mando un bacio. Grazie. Ti ho visto anche al Cristina, guarda, al Fantastico Show, sei bravissima. Senti, sei fantastico. Volevo salutare anche Alberto, perché io studio allo IALS, quindi lo conosco. Ma allora sei di parte. Alberto, tu. Sono Stefano, l'imitatore. Ecco, va bene. Allora, Raffaella, senti, io ti volevo dire una cosa. Sì. Io non ho capito molto bene il quiz. Ecco. Però tenterò di rispondere con la voce di un tuo collega che penso che ti è caro, Corrado. Anzi, poi ti manderò una cassetta, a parte che te l'ho data al Sistino, comunque ti manderò un'altra cassetta al Viale Garza. Va bene. Ecco, allora, è già forte Corrado, questo. Poi Corrado. Raffaella, ciao. Ciao. Complimenti per il programma, perché è veramente forte. Oh. Abbiamo anche esibizioni gratuite al telefono. Ti sto telefonando proprio in diretta. Stefano. Senti, io non lo so. Comunque, non lo so. Mi butta a indovinare, tanto io come Mike faccio sempre delle gambe. Prova. Biancaneve setterà. Comunque, senti, hai sbagliato, ma veramente imiti benissimo. Complimenti e tanti auguri allora per una tua futura carriera. Speriamo, io sto tentando di fare varie cose. Comunque guarda, ti manderò una cassetta nella sera e mi prenderai come Giorgio. D'accordo. Va bene. Ciao Stefano, grazie mille. Ciao. Ma che simpatico, veramente è stata una telefonata molto curiosa, addirittura proprio una persona dello spettacolo, insomma, perlomeno che lo vuole fare. Ma un ragazzo molto vivace che forse può avere possibilità. Adesso parliamo invece di una cosa seria. Allora, partiamo con le telefonate da tutta Italia. Pronto? Pronto? Chi sei? Raffaella, sono Stefano. Stefano? Quello di venerdì, ti ricordi? Di Corrado? Ma che fortuna! Non lo sapevo, cioè, non mi sembra... Ci sono persone che veramente stanno impazzendo, mettono in dubbio addirittura se esiste il numero di telefono e tu ci riesci dal venerdì al lunedì. No, comunque devo dire che è vero il numero, Sì. Perché tanto che lo provo a fare, quindi... Allora, Stefano... Senti, Raffaella, allora, io provo a indovinare, mi sto documentando un pochino, spero che il titolo sia giusto. Te la faccio dire però con la voce di un personaggio. Ormai, va bene. Gianni Dorelli. Vai. Salve Raffaella, come va? Sono Gianni Dorelli. Buonasera, cioè buongiorno. Ah, buongiorno. Senti, per me forse gli uccelli di rovo? Oh no, hai sbagliato Stefano, Gianni che sia. E ti saluto. Ciao, presto. Veramente strana la vita. Pronto? Sono Beppe Grillo, Raffaella. Devo dire proprio questo programma è bellissimo. Una cosa tremenda, cosa stiamo dicendo dei maghi. Vai che sei forte Raffaella. Ciao Raffaella, sono Stefano. Di nuovo prendi la linea? No, ma tu mi devi dire cosa fai, perché sembra che ci sia un trucco. Io da mezzogiorno fino alle 2:15 sto col dito rosso sopra al telefono. Che fortuna che c'hai Stefano. No, non sono tanto fortunato, nel senso che mi danno la linea sempre quando c'è questo quiz. Ecco, allora mi dici il titolo del libro? Oddio Raffaella, guarda, io ho visto Maria che mi sembra che dà da mangiare a questi uccelli. Non ti posso aiutare di più adesso. Dimmi, prova. Tanto tu sei così fortunato che telefoni tutti i giorni, prima o poi ci riuscirai. Non lo so, Raffaella. Allora. Oddio, che posso dire? Buttati. La domatrice degli uccelli. Non è questo, grazie, ciao. Beppe Grillo, ho detto, mamma mia, addirittura. Pronto? E adesso dobbiamo...